Benvenuti ragazzi in questa nuova video lezione. Parleremo dell'epica classica. L'epica, dal greco epos, significa parola, narrazione, racconto. È un racconto in versi molto ampio, spesso diviso in vari libri o canti. L'epica nacque circa 4.000 anni fa e in origine era tramandata oralmente, proprio come i miti. L'epica narra le imprese eroiche di personaggi straordinari, come dei, semidei o eroi, cioè uomini dotati di qualità eccezionali. L'epica classica può essere divisa in due parti. Abbiamo quella greca, cioè l'Iliade e l'Odissea, scritte da Omero, e quella latina, Eneide, scritta da Virgilio. L'epica classica è celebrativa. Si divide in tre parti, il proemio, lo svolgimento e la catarsi, che vedremo più avanti. I protagonisti nell'Iliade sono Achille, nell'Odissea Ulisse, nell'Eneide Enea. Per quanto riguarda gli antagonisti, Achille contro Ettore, Ulisse contro i Proci, Enea contro Turno. L'Iliade e l'Odissea, prima di essere fissati in forma scritta, avevano alle spalle secoli e secoli di elaborazione e trasmissione orale. Infatti, gli Aedi, che erano cantori in grado di memorizzare ed improvvisare lunghissimi testi in versi, intrattenevano gli ospiti con le loro storie di dei e di eroi, accompagnandosi con la cetra, uno strumento a sette corde. I loro canti poi vennero raccolti e cuciti dai rapsodi, che appunto significa cucitore di canti. Il rapsodo più famoso fu proprio Omero, un cantore cieco, che secondo la tradizione visse intorno all'VIII secolo a.C. e creò l'Iliade e l'Odissea così come le conosciamo oggi. Ma la figura di Omero è avvolta nella leggenda. Molti studiosi hanno persino messo in dubbio che sia realmente esistito. Altri hanno negato che sia lui l'autore di entrambi i poemi. Tutto questo ha dato vita alla cosiddetta questione omerica. Sono state formulate due ipotesi. La prima ipotesi è che Omero non sia mai esistito. La seconda ipotesi, invece, alcuni studiosi ritengono che Omero non solo è esistito, ma ha scritto entrambi i poemi, perché tutte e due sono simili nello stile, sono simili nel linguaggio e presentano la stessa struttura. Per quanto riguarda la struttura dei poemi epici, il poema epico può essere diviso in tre parti. La prima parte è il proemio, cioè la premessa o introduzione al racconto, il quale è diviso a sua volta in due parti. Abbiamo l'invocazione alla musa che ispirerà il racconto della storia, e la protasi, cioè l'esposizione sintetica degli avvenimenti, in poche parole il riassunto di quanto verrà raccontato. Poi abbiamo lo svolgimento, cioè la narrazione di tutta la storia, e infine la catarsi, cioè il momento conclusivo in cui si risolvono i conflitti. Per quanto riguarda il linguaggio e lo stile, abbiamo gli epiteti, i patronimici, la ripetizione di frasi o di formule, la personificazione, la descrizione ampia e dettagliata degli avvenimenti e anche le similitudini. Che cosa sono gli epiteti? Gli epiteti sono aggettivi che accompagnano sempre determinati personaggi, che mettono in evidenza la loro caratteristica, ad esempio ingegnoso Ulisse. I patronimici sono questi aggettivi derivati dal nome del padre di un personaggio. Ad esempio, per Pelide si intende Achille, perché era figlio di Peleo. Per quanto riguarda le similitudini, queste vengono riconosciute soprattutto per la presenza della congiunzione come. Achille inseguiva Ettore come un cane segue un cervo. Infine abbiamo le personificazioni, cioè il poeta attribuisce qualità o atteggiamenti umani a cose astratte o inanimate.
Ad esempio, il sole si sveglia, quindi il sole viene trattato come se fosse una persona. La vita fugge. Anche qui la vita viene trattata come se fosse una persona. Quali furono le cause che portarono alla guerra di Troia? Sul Monte Olimpo si celebravano le nozze fra la ninfa Teti e il re Peleo. Al banchetto furono invitati tutti, tranne la dea Eride, che era la dea della discordia. Lei offesa lanciò sulla tavola una mela, il pomo della discordia, con scritto alla più bella. Tutte le dee volevano quella mela, allora chiesero a Paride di scegliere la dea più bella. Ognuna, pur di essere scelta, promise qualcosa a Paride. Era prometteva la potenza, Atena la saggezza, Afrodite l'amore della donna più bella. Paride scelse Afrodite e scelse Elena, che era la moglie di Menelao. Questa fu la causa della guerra di Troia, dal momento che Paride era figlio di Priamo, re di Troia. La città di Troia è realmente esistita, infatti sono state fatte delle scoperte archeologiche, mediante le quali si è cercato di ricostruire il contesto delle vicende narrate in maniera leggendaria nell'Iliade, che dovrebbero collocarsi intorno a 1250-1200 a.C. Troia, dominando lo stretto dei Dardanelli, controllava i commerci marittimi. In particolare, qui passavano navi cariche di legname e metalli preziosi. Proprio per la sua posizione, Troia poteva richiedere pesanti tributi ai mercanti per farli accedere liberamente attraverso lo stretto dei Dardanelli. Gli studiosi hanno dunque ipotizzato che una spedizione simile a quella descritta nell'Iliade probabilmente partì dalla Grecia alla volta di Troia, ma non per vendicare un marito tradito, bensì per sbaragliare la città rivale e impossessarsi del controllo dei traffici marittimi. Quindi le ragioni della guerra che portò alla distruzione e all'incendio di Troia non erano da ricercare in una storia d'amore, ma in precisi interessi economici.